Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione. Oggi affronteremo il discorso relativo alla idrolisi basica. Abbiamo detto nelle precedenti lezioni, quindi andiamo un pochettino a rispolverare rapidamente, che il pH di una soluzione non è influenzato esclusivamente dagli acidi o delle basi, o dalle basi classiche che abbiamo sempre analizzato. Ma questo pH può essere influenzato anche quando andiamo a sciogliere un sale all'interno della soluzione. Gli ioni che si andranno a liberare, cioè i cationi o gli anioni, possono in alcuni contesti reagire con l'acqua e quindi dare origine a quel fenomeno che è chiamata di idrolisi. Lo ripetiamo anche in questo contesto, abbiamo detto che un sale che proviene da un acido forte, una base forte, non dà idrolisi, quindi avremo un pH neutro. L'esempio è l'NaCl. Abbiamo visto nella precedente lezione che il sale che proviene da un acido forte e una base debole darà una idrolisi acida e la sostanza che abbiamo preso in considerazione è il cloruro di ammonio. Oggi vediamo invece cosa accade quando consideriamo un sale proveniente da un acido debole e una base forte. L'acido che consideriamo è l'acido acetico, che è comunque un acido debole. Questo acido, nel momento in cui va a reagire con una base forte, come per esempio può essere l'idrossido di sodio, darà origine all'acetato di sodio. Meno più Na più H2O. Ok, ora se noi andiamo a prendere acetato di sodio e lo andiamo a sciogliere in acqua, vediamo che cosa accade, cioè l'acetato si va a sciogliere completamente, quindi si dissocia totalmente. Quindi possiamo scrivere in questo modo. Si andrà quindi a dissociare nei due frammenti, cioè CH3 CO meno più Na più. Qui nella reazione possiamo aggiungere anche gli ioni provenienti dalla dissociazione dell'acqua, quindi più ioni H più ioni OH meno. Ora, come abbiamo detto anche nella precedente lezione, lo ione sodio è uno ione che deriva da una base estremamente forte. Abbiamo detto che gli ioni che provengono da acidi o basi fortissime non sono in alcun modo propensi ad andare a riprendere, per esempio in questo caso, gli ioni ossidrili per dare origine alla molecola indissociata. E quindi è uno ione debolissimo e rimarrà tal quale in soluzione. Lo ione acetato invece deriva da che cosa? Da un acido debole. Abbiamo visto che gli ioni provenienti da acidi o basi deboli sono moderatamente forti, per cui lo ione acetato è in grado di andare a protonarsi, cioè andare a prendere uno ione H+, per andare a ricostituire l'acido debole di partenza. Quindi se noi in soluzione consideriamo lo ione acetato CH3 CO meno più H2O, che cosa accade? Accade che lo ione acetato può, per modo di dire, può protonarsi, quindi può accettare uno ione H+ rilasciato dall'acqua, quindi l'acqua funge da acido e il CH3COH da base, andando a ricostituire che cosa? La base, l'acido debole di partenza, CH3COOH più OH-. Quindi vedete, la soluzione è una soluzione che ha una maggiore quantità di ioni ossidrili rispetto agli ioni H+, e ricordiamoci sempre, non mi stancherò mai di dire, che la costante prodotto ionico dell'acqua, che è dato dalla concentrazione molare degli ioni OH- per quelli di OH+, deve essere costante. E quindi se noi abbiamo un aumento degli ioni OH- deve corrispondere una diminuzione degli ioni H+, in quanto questo valore deve rimanere sempre costante. Ora ci scriviamo la costante di idrolisi.
Quindi KI relativa a questa reazione è uguale alla concentrazione di CH3COH per concentrazione degli ioni ossidrili fratto la concentrazione molare dello ione acetato. Bene, come abbiamo visto anche l'altra volta, consideriamo la costante acida e basica di una reazione che avviene quando noi andiamo a sciogliere l'acido acetico in acqua. Quindi che cosa accade? Che l'acido acetico è un acido che riesce a liberare ioni H+, e quindi la soluzione che ne deriva sarà una soluzione acida. E quindi la sua costante acida sarà pari allo ione acetato per la concentrazione degli ioni H+, fratto la concentrazione dell'acido acetico. Ora, se nell'equilibrio andiamo a considerare la costante basica, e cioè la reazione che avviene tra lo ione acetato e l'acqua, va bene, la costante basica sarà pari a che cosa? Al prodotto delle concentrazioni dell'acido acetico per gli ioni OH- fratto la concentrazione dello ione acetato. E questa relazione, vedete, è perfettamente identica a quella che noi abbiamo adesso scritto. Ok? Questo è un discorso speculare e identico a quando abbiamo considerato la idrolisi acida. Ora, a questo punto, che possiamo dire? Che sappiamo che la relazione fondamentale che abbiamo studiato in un video a parte, quindi vi invito ad andare a vedere. Quindi possiamo scrivere che la KI è uguale alla KB, ma sappiamo che KV è uguale a che cosa? Al prodotto della costante acida per la costante basica dell'equilibrio. Attenzione, quindi possiamo scrivere in questo caso che la KI non è altro che uguale alla KV fratto la KA, quindi è la costante di idrolisi pari al rapporto tra il prodotto ionico dell'acqua e la costante acida. Bene, a questo punto, una volta definito il valore della costante di idrolisi, possiamo andare poi a determinare in maniera abbastanza agevole il pH. In questo caso, e noi andiamo a considerare prima gli ioni ossidrili che si sono liberati in soluzione utilizzando queste due formule. Una formula approssimata, quindi dice che la concentrazione degli ioni OH- è uguale alla costante di idrolisi per la concentrazione analitica del sale. Ma poiché sappiamo che la costante di idrolisi è pari al rapporto, in questo caso, il prodotto ionico dell'acqua fratto la costante acida, quindi andando a sostituire, avremo questa relazione KV uguale a KA per CS. Quindi vedete, questa relazione è diversa quando abbiamo considerato gli ioni H+, in cui abbiamo al denominatore la costante basica. Una volta, quindi a questo punto, per determinare il pH, il gioco è estremamente semplice. Qui ci andiamo a calcolare chiaramente prima il pOH, quindi che è uguale a meno logaritmo della concentrazione degli ioni OH-. Quindi, andato a definire il valore del pOH, quindi il pH sarà pari a 14 meno pOH, quella famosa relazione che abbiamo noi già affrontato nelle precedenti lezioni. Bene, io ho terminato la lezione, spero vi sia piaciuta, vi invito a iscrivervi al mio canale e schiacciare un like. Alla prossima!